Il tema è quello dello smart city, dello smart world. In questo progetto complessivo i trasporti sono importanti perché sono responsabili in Europa del 25% dell'inquinamento. Quindi bisogna rendere i trasporti più smart. Per rendere i trasporti più smart una soluzione è l'auto elettrica e il camion elettrico, perché ricordiamoci che 2 giorni fa Tesla ha annunciato un camion elettrico che tra l'altro è già stato prenotato da qualche autotrasportatore italiano. E quindi questo è il tema fondamentale. Ora, è importante perché si sviluppi l'auto elettrica che ci sia una rete di distribuzione, cioè il problema grosso in questo momento è che non c'è la rete di ricarica, quindi chi acquista l'auto elettrica si domanda sempre dove mai potrò, a parte il mio garage, dove mai potrò ricaricare la mia macchina. Allora diventa molto importante a questo punto il fatto di sviluppare a livello nazionale una rete di distribuzione e di ricarica delle auto elettriche, ma farlo in un modo interoperabile con gli altri stati europei, perché se no poi succede che uno compra una macchina elettrica, però non può andare in Svizzera o non può andare in Germania o in Francia o in Austria. Allora, qui diventa molto importante la funzione della Commissione europea. Abbiamo un intervento, il primo intervento che è proprio della Commissione europea, che ci dirà che cosa la Commissione europea sta facendo per rendere interoperabili i sistemi e per fare una politica europea complessiva di sviluppo dell'auto elettrica.